in esame in commissione urbanistica la delibera che segnerà un punto di svolta per la risoluzione di una problematica che riguarda ormai oltre 30 anni, legato alle istanze di condono che sono state presentate nell'85, nel 94 e nel 2003 e che riguarda oltre 80.000 cittadini che sono in attesa di un responso da parte dell'amministrazione. Questa amministrazione con questa delibera intende risolvere questo problema e dare risposte chiare e certe ai cittadini. L'obiettivo della delibera è appunto quella di intensificare e velocizzare lo smaltimento di queste pratiche attraverso due canali, attraverso il personale interno che andrà ad intensificare le istruttorie che attualmente già sono in essere e a mezzo di personale esterno che verrà appositamente selezionato a seguito di una manifestazione di interesse che indirà il Comune, successivamente verrà formato e quindi poi sarà pronto per esaminare e svolgere l'istruttoria da consegnare al responsabile del procedimento che resta in capo ovviamente al Comune di Napoli. Un ulteriore passo avanti per la risoluzione di un problema che, come più volte abbiamo detto, è obiettivo strategico dell'amministrazione.